di Federica Nannetti, il vice ed ex presidente Regione Friuli Venezia Giulia, ha perso il controllo del veicolo per le strade della località balneare, finendo contro un autoincidente di scooter elettrico per Deborah Serracchiani, vice del Partito Democratico ed ex presidente Regione Friuli Venezia Giulia. Il parlamentare è stato coinvolto sabato sera, 24 giugno, in una disavventura sulle strade di Lignano Sabbiadoro, Sexide Resort di Friuli, sul confine con Veneto, ha perso il controllo dello scooter, andando così a scontrarsi con un'auto e ottenendo un infortunio al chene. Serracchiani si è prudente la notizia, anticipata dal Messaggia Veneto, fu quindi confermata dallo stesso deputato, così come il direttore della giustizia del DEM del segretariato di Elish Line. Forse anche per la grande paura, il primo appello di Serracchiani fu alla prudenza, indipendentemente dal veicolo con cui stanno andando le strade. Sii cauto era il suo invito, specialmente quando si guida un veicolo, anche se dovrebbe essere uno scooter. Una raccomandazione, proprio dall'esperienza diretta della serata appena passata. Ho perso il controllo del veicolo e il risultato è stato una cattiva distorsione del ginocchio. Non è qui lei stessa, ha aggiunto, che ha dovuto subire ulteriori controlli. Fallerian, i monopoti incidence Serracchiani ha affrontato un pensiero a coloro che lo hanno salvato. Dai primi momenti, devo ringraziare la polizia locale e gli operatori sanitari che sono intervenuti rapidamente e professionalmente, ha detto dopo i primi trattamenti, mi hanno prestato al primo punto di intervento a Lignano. Farò altre indagini. Un appello che quindi tocca i molti che, specialmente dopo gli anni Covid, hanno deciso optare per questo mezzo, molto frequente per le strade quasi tutte le città italiane. Già il rapporto 2022 sugli incidenti stradali in un singolo scooter disegnato da Istat Comperda l'anno precedente. Un aumento numero 4 volte in più, passando dai 564 precedenti 2021 a 2101 2022.